in mezzo alla porta magenta disegnata da Jacopo Barozzi da Vignola a Valentano c'è il mascherone. È dal passato millennio che indisturbato regna lassù, tra due colonne di pietra, e sopra di lui c'è una striscia di marmo con scritto Pio VI Pontefice Massimo, constatata l'antichità della città di Valentano, costruì per renderlo magnifico. Anno Domini 1779. Neanche fosse carnevale, che con quella lingua storta ti improvvisi buffone, e non ti importa se qualcuno passando sotto la porta dimentica di donarti un sorriso. Negli occhi hai mille sguardi che ti hanno guardato e reso importante nel lungo percorso della tua vita. Immobile da sempre hai accolto a braccia aperte il viandante, il soldato, il malato, il forestiero, il suonatore, l'artista e il poeta. Col volto allegro, sempre spensierato e un po' birbante, sembra che tu gioisca sia di giorno che di notte, ma forse disprezzi l'artista che ti fece la lingua di fuori per attirare su di te lo sguardo della gente. Un'altra versione racconta che il Vignola ti mostrò in quella posizione a simboleggiare la lingua lunga della gente valentanese. Questi sono tutti racconti. La vera storia, forse, non la conosce nessuno, anche perché il Vignola morì molti anni prima che innalzassero la porta magenta. Vecchio mascherone della mia gioventù passata, a te canto la mia canzone, affinché il vento, all'ora del tramonto, la porti da te. Forse una furtiva lacrima uscirà dai tuoi occhi di pietra, che non hanno mai dimostrato pietà per nessuno.